Salve a tutti carissimi amici, bentornati in compagnia del vostro Guerz86. Oggi andiamo a vedere la video recensione del Meizu M2 Note, ragazzi, un dispositivo che in tanti stavate aspettando e sono davvero contento perché non lo posso negare, anche a me piace tantissimo. Partiamo subito da quello che si vede all'interno del video, ovvero il display. Il display è un'unità da 5,5 pollici, risoluzione Full HD. Com'è Guerz questo display? Bellissimo ragazzi, sotto la luce del sole si vede meravigliosamente bene, i colori sono ben tarati, finalmente non è un display giallino, ma è un bel display che secondo me è anche meglio dell'M1 Note, ma insomma sono dettagli più che altro tecnici. Il tasto che è cambiato, sull'M1 avevamo il tasto a cerchio, tasto con il LED retroilluminato, eccolo qua, ve lo metto qui accanto al suo nuovo rivale, ovvero l'M2. Vedete come si differenziano questi due telefoni? Qui c'è da dire una cosa. Allora, i più nostalgici chiaramente già rimpiangono il fatto di non avere questo tasto centrale, perché era bello, perché era un simbolo anche di Meizu stesso. Io amo assolutamente questo tasto e ve lo faccio anche capire dal video perché. Perché prendo il telefono in mano, un tap, spengo il display. E con un tap lo riaccendo, poi andiamo all'interno di un menu a caso, andiamo all'interno di Twitter, con un tap si torna indietro. Già amo questo tasto, non abbiamo più tasto menu, tasto back, abbiamo tutto con questo qua. Chiaramente è chiamato anche tasto I'm back. Caratteristiche hardware, abbiamo il classico MediaTek come processore, l'MTK6753 octa-core 1,3 GHz. 64 bit. Come fa girare questo telefono? Meravigliosamente fluido, con anche 2 GB di memoria RAM e con la Mali T720, che chiaramente anche lato gaming si può giocare a Real Racing 3 tranquillamente. Abbiamo tutta la connettività del caso, abbiamo il wifi, abbiamo il Bluetooth, l'hotspot, abbiamo tutto all'interno di questo dispositivo basato su una Flyme 4.5 con Android Lollipop ed una fotocamera 13 megapixel posteriore, 5 megapixel frontale. Vedete bene già come il telefono sia praticamente identico al Meizu M1 Note, stessa fotocamera, stesso dual LED flash, stesso speaker che è posto qui in basso, e forse questo è uno dei punti secondo me a sfavore di questo telefono. Qui abbiamo il microfono principale, nonché anche la novità di poter inserire una scheda micro SD per andare a espandere la memoria che in questo dispositivo è da 16 giga, altrimenti troverete il 32 giga ma disponibile più avanti. Allora andiamo subito nel lato browser, apriamo Chrome e andiamo su Corriere.it in modalità desktop. Allora, ecco qua, c'era già il Corriere perché prima ho girato la video recensione per quelli che telefonano.it. Allora, ecco qua il browser, vedete come il Corriere si muova in maniera molto fluida, ancora non è carico, però insomma i contenuti ci sono. Il pinch funziona bene, eccolo qua. Abbiamo anche il pan, insomma, vedete come gira molto bene. Anche un sito pesantissimo, lo sappiamo, lo usiamo anche come chiaramente come benchmark Chrome. Ancora non è carico, ragazzi, perché c'ho la wifi intasatissima. Insomma, vedete come il tutto si muove molto molto bene. Ricezione del telefono buona, il wifi secondo me è leggermente sottotono, però insomma non ho mai sentito il bisogno di dover riavviare il telefono, di dover staccare il wifi, però facciamo conto, 3 tac su 4, il modem è qui vicinissimo a me, quindi vedete c'è qualche incertezza. L'audio in capsula è ottimo, la batteria si arriva tranquillamente a sera. Ho fatto 4 ore e 20 di display in dual SIM, quindi ragazzi un'autonomia mostruosa, 3100 mAh la batteria. Vi faccio subito sentire l'audio, almeno vi rendete anche conto voi di quello che vi dicevo prima, ovvero proprio le notifiche, anche la suoneria di entrata, secondo me leggermente da alzare l'asticella del volume, però sono dettagli. Vedete, 95,8 dBA, che comunque è un risultato buono per un telefono.
L'audio del quando ascoltiamo una canzone, sì, è un audio discreto, però la riproduzione di contenuti multimediali, un video su YouTube, una suoneria in entrata, io l'ho trovato più bassino di scarsa qualità. Ecco, l'unica pecca davvero che ho trovato, insieme a un'altra cosa che vi dirò successivamente, all'interno di questo telefono. L'interfaccia la vedete già da voi, c'è chiaramente la possibilità di andare a espandere il menu delle impostazioni. Un'altra cosa non mi piace, non c'è un toggle per le impostazioni qua, non si possono, il classico tasto, insomma, delle impostazioni non c'è, funzione Smart Touch che amo tantissimo, eccolo qua, il pallino che ci permette di entrare all'interno delle varie impostazioni, dei vari menu, il classico pallino, guardate, se lo tiriamo in giù si tira giù il pannello delle notifiche, se si tira su, chiaramente si può andare a chiudere il tutto. Tastino Smart Touch che si può tranquillamente spostare all'interno del nostro telefono. Un'altra di quelle funzioni che proprio ti fa capire come l'interfaccia, come Meizu stessa ci tenga alla propria customizzazione. Andiamo a vedere la fotocamera. Fotocamera, quindi entriamo in galleria. Guardate un po' la fotocamera perché secondo me è uno di quei punti che dobbiamo parlare un attimino. Allora, il sensore è buonissimo, le foto sono ottime, mi piace i video Full HD. Le foto frontali 5 megapixel vengano bene, 13 mega dietro vengano benissimo. Guardate che macro fatta alle 9 di sera in casa si vede molto bene e questa è una cosa non da poco. C'è un però è sull'esposizione di questo telefono, ma non solo, sono tutti uguali Meizu e ve lo faccio vedere in una foto che secondo me è importante. Allora, vedete questa foto? È una foto con, voi potete dire, un cielo, le nuvole, eccetera, eccetera. Questa stessa foto è stata fatta nel medesimo istante, puntando chiaramente il focus, ma diciamo l'esposizione da un'altra parte. Vedete quanta differenza? E lo si capisce anche da questa. Stessa foto, qui ho puntato nel terreno e mi è venuta fuori una foto così. Non era una luce così, però almeno il cielo lo si vede bene, molto bella. Qui ho puntato sugli alberi, guardate qui, cielo non esiste più, una foto, io la chiamo fiammata, ma insomma una foto sovraesposta assolutamente. Non c'è, insomma, un bilanciamento tra la sovraesposizione della nostra foto e la sottoesposizione della nostra foto. Ci voleva qualcosa in più e questo l'ho notato in tutti i Meizu e non è colpa assolutamente di questo telefono, è proprio colpa di chi studia il software barra lato fotocamera. E secondo me ci sarebbe da lavorare perché questa è una fotocamera super super performante, quindi tenetevela assolutamente sott'occhio. Andiamo ad aprire Real Racing 3 così andiamo un po' a giocare con il nostro gioco preferito. Temperatura del dispositivo la andiamo a misurare subito. Siamo intorno ai 37,5 gradi, qua nella parte dove scalda leggermente di più. Vediamo se parte il gaming. Insomma, il display sotto la luce del sole, ragazzi, si vede meravigliosamente bene, nessun tipo di problema nei contenuti. Un display tarato anche bene. Questo è secondo me da dire perché ho visto alcuni Meizu con dei display gialli che, mamma mia, erano davvero giallissimi. Questo invece è favoloso e lo si vede in tutto e per tutto. Tarato bene, contrasti buoni, viraggio proprio al limite da IPS, insomma un bellissimo dispositivo, un bellissimo display. Allora, è ora di andare, perfetto. Vi dico subito che processore, RAM e GPU fanno girare il Real Racing molto bene. Dettagli negli specchietti ci sono. Dettagli della sabbia, idem, mongolfiera. Usciamo molto velocemente, andiamo a misurare la nostra temperatura, salita a 40,1 qua nella parte più destra del nostro dispositivo.
Si è diventato una 40.1. Insomma, ragazzi, che dirvi di questo Meizu M2 Note? L'evoluzione dell'M1, secondo me, assolutamente sì. Per il tasto centrale, per la possibilità di metterci una micro SD. Poi, chiaramente, tutto il resto lo vedremo nel confronto M1-M2. Cambia relativamente poco, cambia il prezzo. Prezzo aggressivo su grossoshop.net, ragazzi, 184 euro per portarvelo, 187 euro, scusate, al momento, poi chiaramente i prezzi possono variare per portarvelo a casa. Potrebbe essere un Best Buy? No, non potrebbe essere perché questo è un Best Buy, è un telefono meraviglioso, disponibile anche nelle colorazioni in futuro rosa, insomma colorazioni colorate anche per un pubblico femminile. Guerzo 86 vi saluta e vi straconsiglia Meizu M2 Note. Ciao a tutti ragazzi e ci sentiamo come sempre all'interno dei prossimi video.